Dunque, parlando di metodi di contrasto e di rene, direi che qua sicuramente fatto una puntualizzazione, perché la rene è un organo che fornisce notevoli informazioni quando studiato come metodo di contrasto, e storicamente appunto è approcciato come tale, perché i metodi di contrasto danno vari tipi di informazioni, sono quelli di ordine vascolare, ma anche quelli che riguardano le vie escretrici. Quindi vedete che l'indagine storica dei metodi di contrasto in ambito renale è quella urografica, con cui l'ecografia come metodo di contrasto ovviamente si deve confrontare, così pure con l'ATC. Qui vedete un attacco di slice di ricostruzione, qui vediamo molto bene le arterie renali, arteria con arterie accessorie, parenchima renale, una ricostruzione, e così pure risonanza magnetica con metodo di contrasto utilizzato sia per lo studio delle arterie renali che per lo studio dei parenchimi, nonché delle masse. I metodi di contrasto per lo studio del rene possono, secondo la storia, abbiamo avuto i metodi di contrasto di prima generazione, ora quelli di seconda. Comunque io vorrei passarli un po' in assegno entrambi. Quelli di prima generazione sono impiegati da diversi anni, permettono di migliorare la sensibilità dell'ecocolor Doppler nello studio del macrocircolo renale. Le principali indicazioni sono quelle qui elencate, masse renali, quelli che riguardano il mio intervento di oggi sono questi in bianco, cioè le masse renali dubbie, e studio delle vene mal valutabili con il color verso le arterie di patologia neoplastica, aree ischemiche. Altre indicazioni dei metodi di contrasto di prima generazione erano, che è un argomento che oggi non tratterò, studio di arterie con sospetta patologia semi-ostruttiva mal valutabile al color Doppler, valutazione di perdita di stent mal valutabili con il color, e possibilità di studio con curve di wash-in e wash-out del rene nativo del rene trapiantato quando si sospetta nel primo caso una patologia semi-ostruttiva a monte e nel secondo un rigetto. Ma quali sono i casi in cui i metodi di contrasto hanno un maggiore impatto? Chiaramente in ambito di patologia tumorale, chiaramente casi in cui ci sono dei bulging, ci sono delle neoformazioni iso e cocere, guardate questa come piccola, e quindi in questi casi chiaramente poter disporre di un metodo di contrasto e non accontentarsi soltanto di questo unico spot cocere al colon sicuramente è utile. Ancora, vedete le cisti multinoculari sono un capitolo importante della patologia espansiva renale, si tratta di masse uniche o multiple, calcificazione parietali e settali, possono avere vegetazione dei suoi setti, numerose cisti all'interno, e lo studio con metodo di contrasto, il passato contatto e con ecografia è stato molto enfatizzato per capirne il grado di malignità. In passato si facevano anche biopsie in questi seppimenti per capire se c'era o meno la degenerazione neoplastica. Oggi di alcune scuole considerano comunque queste lesioni maligne o potenzialmente tali, per cui passano alla resezione direttamente. Ancora metodi di contrasto di prima generazione, questo è un nefrocarcinoma infiltrante voluminoso esteso, studio pre e studio post metodo di contrasto di prima generazione, vedete qual è il ruolo, la possibilità di informazione che si ottiene, così pure patologia trombotica neoplastica della vena renale con la vena aumentata di calibro senza echi all'interno in quanto occupata appunto da trombi neoplastici, questa è una vascolarizzazione, una neovascolarizzazione appunto neoplastica della trombosi. Ancora, vedete, con la prima generazione sono sicuramente utili nello studio della patologia tromboembolica dell'infarto, e qui vediamo un caso studiato con Power, TC e angina. Quali i limiti di questi metodi di contrasto che hanno destato grosso interesse quando uscirono? Limite principale è sicuramente l'effetto Grubin, che maschera l'immagine di bocca al momento dell'arrivo del metodo di contrasto, e comunque questo tipo di approccio prevede l'impiego di un imaging intermittente che si realizza mediante la rottura delle bolle e quindi con tempistica obbligata e non di tipo continuo. E vediamo dopo questa premessa i metodi di contrasto di seconda generazione, che sono quelli per i quali oggi siamo qui.
sono, come noto, di recente introduzione nella pratica clinica, hanno consentito un netto miglioramento delle possibilità diagnostiche dell'ecografia. Due parole sulle caratteristiche che sono state ampiamente esplose nelle giornate precedenti, queste sono le caratteristiche. Non è presente l'effetto Blooming, chiaramente un discorso di carattere generale. È possibile eseguire uno studio dinamico in real time con una vera e propria impregnazione progressiva del rene, e questo ritengo che sia una performance molto importante, con nuova consentita da questi metodi di contrasto. Chiaramente questo non era possibile ottenerlo con i metodi di contrasto di prima generazione. È possibile valutare il microcircolo. Si tratta di una metodica idonea per fornire informazioni utili alla caratterizzazione tissutale. Le quali le indicazioni? Consentono uno studio progressivo in real time della perfusione renale. Le indicazioni sono utili per le stesse indicatori dei metodi di contrasto di prima generazione che abbiamo visto prima, ma con risultati più affidabili. In particolare è possibile eseguire uno studio accurato della vascolarizzazione tumorale. Sono risultati particolarmente utili in ambito di patologia traumatica, che io oggi tratterò, anche se ieri c'era una trattazione sull'argomento traumi addominali, ma parlando di lesioni focali ho voluto inserire anche questo, perché secondo me il metodo di contrasto in ambito renale ha sicuramente un impatto notevolissimo in questo capitolo. Tra le altre cose, sono praticamente appassionato lavorando con l'utente, e il primo caso che abbiamo fatto è proprio stato un trauma renale. Patologia flogistica, poi abbiamo altre indicazioni che non sono oggetto di questa trattazione, come ad esempio la valutazione dei tempi di circolo, eccetera. E quindi vediamo un quadro normale come è possibile studiarlo con questo tipo di approccio. Altro caso, invece, questo è normale, questo invece per fare vedere le possibilità di cui parlavamo prima, della possibilità di valutare in maniera funzionale, logica, no? E nel tempo, questo per esempio è un caso di nefropatia cronica, e vedete la differenza di comportamento, oltre che di spessore del parenchima, tra normale e patologico. Il tempo di captazione massima del metodo di contrasto avviene dopo 30 secondi, contrariamente al rene normale. Ma non facciamo digressione, andiamo avanti con la nostra patologia espansiva, e sicuramente quadri come questi, vedete qui abbiamo una neoformazione ovale con torni netti, sembra del tipo cistico, ha dei diechi all'interno, e con il colo si può vedere che questi echi sono mobili, si può documentare che questi echi sono mobili, questi sono spot artefattuali, e quindi si tratta di una cisti con sedimento all'interno. In questi casi direi che le ecografie color Doppler sono bastevoli, non c'è bisogno di eseguire il metodo di contrasto. Ma vediamo invece caso come questo. Dolore al fianco sinistro, PC, sempre metodo di contrasto, formazione espansiva densa, più densa rispetto al parenchima renale, e quindi di tipo considerato come una componente che può essere sospetta per la presenza di sangue, questo tipo di densità a vuoto. Dopo metodo di contrasto, la formazione continua a mantenere la densità elevata, non capta il metodo di contrasto, parimenti, non capta il metodo di contrasto, anche se comunque quando le lesioni sono piccole è difficile poterlo dire con certezza. Questa è la ricostruzione coronale, e guardate cosa dice l'ecografia: color Doppler, formazione con echi all'interno, sviluppo estrinseco che non ha segnale colore. Lo studio con metodo di contrasto, la formazione, chiaramente gli echi interni si vedono meno con questo tipo di layout, comunque vedete che la captazione del metodo di contrasto è chiarissima, cioè all'interno della formazione non c'è captazione, quindi non si tratta di una formazione tumorale ma di una cisti emorragica, come poteva essere sospettato dalla TC.
ma direi che la DC ha i maggiori limiti quando si trova a mostrare, a valutare formazioni di micro dimensioni. Qui abbiamo un valore di densità di 31.7 unità ansia, che sono intermedie tra il liquido e il solido. Considerate che il valore di cutoff tra liquido e solido è di 20 unità ansia. Chiaramente quando ci troviamo al di sopra di questi 20 non siamo più nel liquido, ma siamo nel borderline, nell'immediatamente superiore, attorno ai 30-35. Altrimenti parliamo di una formazione solida quella di oggi. E questo è l'esame senza metodo di contrasto. Dopo metodo di contrasto, 41 unità ASPI, quindi si potrebbe parlare di captazione di metodo di contrasto, che è un elemento semiologico decisivo per parlare di massa solida oppure di formazione cistica più o meno complicata. Però quando appunto queste formazioni sono così piccole, i valori di densità possono essere artefattuali, e quelle 10 unità di più possono essere causate dal metodo di contrasto presente nel parenchima adiacente. La risonanza magnetica con metodo di contrasto è abbastanza tranquillizzante: formazione ipodensa che non capta, ipointensa che non capta, quindi sembra una formazione cistica. E guardate appunto la conferma con il metodo di contrasto per dire appunto il confronto con le metodiche, con le macchine pesanti, che viene retto in maniera sicuramente molto performante da questo approccio. Vedete, si può dire con il metodo di contrasto quello che non eravamo certi di poter dire con DC, forse lo potevamo dire con risonanza magnetica, ma non con la TAC. Anzi, tutto il prosieguo dell'interdiagnostico è nato proprio da quella modifica dei valori di densità tra prima e dopo metodo di contrasto. Quindi qui possiamo dire che si tratta di una cisti densa. Altro caso, questa neoformazione anche con echi interni, un po' disomogenei, anche se comunque vediamo la formazione ha contorni regolari e ha un aspetto di tipo cistico. Studio con metodo di contrasto di seconda generazione, e vedete che questo metodo di Rene capta il metodo di contrasto, la formazione no. E quindi anche qui, a fronte di un quadro di questo genere, possiamo con tranquillità, dopo una semplice iniziativa di metodo di contrasto, senza dover ricorrere all'impiego delle macchine pesanti, possiamo fornire questa diagnosi in assoluta tranquillità. Vediamo quest'altro caso: formazione cistica complessa, ci sono delle pareti spessite, ci sono degli echi, dei sepimenti interni, disomogenea. Al coro non c'è una significativa presenza di segnale colore, e guardate con metodo di contrasto, la formazione capta, è una formazione tipo cistico mista, ma capta il metodo di contrasto. Quindi qui ci troviamo in una situazione completamente diversa rispetto a quelli che abbiamo visto finora. Questo è un carcinoma cistico. Più semplice la diagnostica delle masse renali solide che si autodichiarano già, pertanto cioè, l'impiego nel metodo di contrasto secondo me può corroborare in caso di dubbi, può documentare il grado di vascolarizzazione, ma ha un significato quasi pletorico. E vedete qua, vedete uno studio chiaramente noi abbiamo fatto queste valutazioni anche per vedere i diversi comportamenti, quando è utile, quando è importante, quando invece ha un ruolo ancillare. Direi che nelle formazioni che già sono chiaramente solide il ruolo è da considerare sicuramente ancillare e secondario. Questo è un power, massa solida, disomogenea, ipoecogena, quasi marcatamente ipoecogena in certe zone, quasi necogena. Comunque la DC con metodo di contrasto ci dimostra che si tratta di una massa solida che capta il metodo di contrasto, anche se poco, e questo è il quadro di ecografia con metodo di contrasto che ci dimostra per l'appunto la tipica scarsa vascolarizzazione dei tumori renali solidi. Non è la regola trovarli ipovascolarizzati, però insomma è abbastanza frequente.
del contrasto definisce molto bene la lesione. Altro caso, qui abbiamo massa solida, non c'è segnale colore, un color doppler, e guardate, vedete l'ecografia con mezzo di contrasto, che documenta un discreto contrast enhancement, direi chiaramente sempre inferiore rispetto a quella della corticale renale adiacente, però in tempi tardivi ci avviciniamo abbastanza, e questo è un quadro abbastanza non frequente, diciamo. Altro caso, se nel carcinoma cellule di transizione bifocale endosinusale, ovviamente perché parliamo di un tumore delle vie scatrici, e anche qui c'è una captazione del metodo di contrasto rispetto al parenchima. Tumore di Wilms, si tratta di tumori molto voluminosi in bambini, questo è il quadro ecografico di base, il quadro coro, l'ATC, vedete, sono tipiche queste masse voluminose con estese aree ipodense, e questo è lo studio con metodo di contrasto. Io vi faccio vedere un po' di casistica anche per prendere confidenza. Chiaramente il metodo di contrasto di queste masse già dichiaratamente solide ha un significato molto relativo, cioè io non lo consiglio, bisogna conoscerlo, capire quali sono le possibilità, ma comunque questo paziente va stadiato, deve essere trattato, è una massa già chiaramente una massa tumorale voluminosa, e sì, se disponiamo di un attacco io preferisco stadiarlo con l'attacco in caso del genere. E passiamo alla via vascolare, qui abbiamo una ischemica polare superiore, studio senza metodo di contrasto, si vede una zona ipodensa, ipoecogena, polare superiore, dopo metodo di contrasto chiaramente più evidente, meglio definita. Altro caso, qui chiedo scusa al dottor Drudi, invado, faccio un rapido flash invadendo il suo campo, lui parlerà di inattentato, io vi mostro questo caso che sembrava carino, e quindi la casistica poi serve per vedere tante cose, quindi se il ricorso può essere utile. Questo è un infarto in rene trapiantato, unico che presenterò, se in bimode in coro, l'ATC, i reni nativi, senza metodo di contrasto, vedete c'è addirittura del gas all'interno. Dopo metodo di contrasto, guardate, metodo di contrasto, ci sono praticamente delle aree marcatamente ipodense diffuso, c'è un po' di gas e c'è soltanto una parenchimografia corticale quasi inesistente, e questo è lo studio con metodo di contrasto. Cominciano a comparire le lacune, le aree che rilevavamo l'ATC come ipodense, ecco il dubbio rene nella sua interezza. Anche se sembra all'ecografia che ci sia una captazione maggiore. E veniamo alla patologia traumatica, questo è quel primo caso di cui vi parlavo prima, ecografia B-mode, trauma al fianco sinistro, qui all'ecografia si capta una raccolta perirenale sinistra, però se vi attiro la vostra attenzione in questa sede per vedere che in effetti qui noi non abbiamo visto alcun che di patologico. E guardate invece l'ecografia con metodo di contrasto, questo è il primo filmato, e vedete il tipo di lesione visibile, non si vede, io stavo vedendo l'ecografia con metodo di contrasto, ma questo è l'unico che ha usato il formato rispetto agli altri filmati, gli altri giravano, questo guarda subito, se no qui mi trovo di questo tipo, l'ecografia con metodo di contrasto mi dà questo tipo di informazione, che ci sconvolse abbastanza, considerato che noi in quella sede all'ecografia non vedevamo assolutamente nulla. Considerate che questa era la TC a vuoto senza metodo di contrasto, la lesione non era riconoscibile, la TC senza metodo di contrasto, lo era invece molto bene con metodo di contrasto. Guardate, c'è soltanto queste immagini qui alla TC senza metodo di contrasto che poteva indurre in sospetto, e questa è la ricostruzione coronale, la frattura era questa. Altro caso,
maschio di 3 motorali caduto in bicicletta, tipico freno conficcato nel fianco destro, a metà superiore del rene è normale l'ecografia, scusate, quella inferiore invece assume un aspetto di massa addirittura, se non ci fosse l'anamnesi. Il color node, vedete, normale vascolarizzazione nella metà superiore, tutto sommato bassa al polo inferiore, per quello che ho cercato, per dire, ho pensato di inserire anche i traumi in questa trattazione. E questo è il filmato, il rene apparentemente normale, anche al polo inferiore, con lo studio completo di contrasto, questa era una frattura, cioè come una banda ipoanecogena si presenta, che non capta il metro di contatto. Guardate, la frattura anche piuttosto rilevante, ma andiamo oltre. Questo poi era la TC con metro di contrasto in un tempo poco, immediatamente successivo. Guardate che stravaso nel frattempo c'è stato, che non era visibile in ecografia pochi minuti prima. Altro caso, trauma di rene, filmato. Vedete che mano a mano l'esopatia si prevede una lesione in questo punto e un'altra in quest'altro, piccole, lesioni piccole. E questo è il quadro TC con metro di contrasto della lesione posteriore, quindi vedete che siamo in grado di rilevare anche lesioni molto piccole. Ancora, trauma di arena, l'ecografia sembrerebbe trovarsi di fronte a un quadro perfettamente normale, anche al collo, non c'erano effetti di rilievo significativi. Questo che avevamo qualche sospetto qua, in realtà la lesione non era lì. Questa era la TC che si è dimostrato, la lesione con metodo di contrasto, e quindi vedete, insomma, che il metodo di contrasto si rivela molto utile sia all'ecografia parimenti all'attacco, insomma, che è l'indagine gold standard in questa patologia. La lesione si concretizza in questa sede, vedete? Lesione che prima non era assolutamente visibile. Ancora grosso trauma renale, il rene è scarsamente definibile, si vede l'organo, la forma ovale classica, e guardate con un metro di contrasto che tipo di informazione possiamo ottenere. Vedete, addirittura questa è la raccolta perirenale, e qui siamo stati in grado di documentare uno stravaso di metodo di contrasto in atto. Vedete? Lo stravaso di metodo di contrasto che alimenta la raccolta. Andiamo oltre. Questa è la ricostruzione TC coronale della lesione con tutta la raccolta che vedevamo prima e il quadro TC in assiale. Ancora, questo mi dispiace, che devo avere con me, invece non l'ho portato, l'ho portato stanotte. Questo è un caso molto particolare perché è un trauma importante, con un'importante rottura di milza, ma soprattutto con avulsione del peduncolo renale sinistro completo, che a TC è spettacolare, ho un filmato montato, si vede benissimo il rene con un ematoma attorno, completamente avascolare a fronte del rene contralaterale. Questa è la lesione di milza. Questa è la lesione di Milta, e nella lesione renale, nella sede del rene, non c'è assolutamente captazione del metodo di contrasto a fronte di quello che vediamo a livello della Milta. Ma chiaramente questo è un caso che va visto insieme a di pari passo la DC accanto, che purtroppo non riesco a presentare. Bene. Patologia focale flogistica. Questo è un caso indicativo di studio precedente a metodo di contrasto con di pielonefrite focale sessualizzata. Vedete, questa è una lesione focale localizzata a livello del labbro anteriore del rene destro, con tumefazione e micro asessualizzazioni. La TAC si dimostra che è presente lesione ancora più estesa controlateralmente. Il color dot si dimostra
che non c'è quell'iperemia che ci aspetteremmo a fronte di una patologia flautistica, in quanto l'edema tensionale tipica di questa lesione comprime i vasi e quindi non dà un effetto di iperemia. Altro caso, pielonefrite focale, quadro ecografico BIMOD è molto povero, insomma qui vi dico pielonefrite focale per lo studio complessivo che abbiamo fatto. Se vi trovate di fronte a un quadro ecografico BIMOD di questo tipo e vi fermate l'ecografia BIMOD, insomma non è che si possa dire con certezza, poi questa diagnosi con certezza assolutamente. Il quadro con mezzo di contrasto si documenta sicuramente molto meglio il quadro e ci consente di porre la diagnosi con maggiore perlomeno del tipo di lesione. La diagnosi già detta poi va fatta in maniera integrata ed è clinico laboratoristica, non soltanto ecografica. Altro caso che ho mostrato lunedì, di cui mi ha chiesto di rivendicare i Magnolfi, ma non sono riuscito in due giornate di martedì ad approfondire dal punto di vista clinico la storia. Comunque questo qui è un caso di un caso recente, un corso di pielonefrite focale post colecistectomia. E quindi, andando alle conclusioni, cosa dire? Quali sono i limiti dei metodi di contrasto di seconda generazione dopo aver visto le performance che penso di avervi documentato con le immagini? Beh, ovviamente sono necessarie apparecchiature dedicate, altamente performanti e quindi costose, ma questi sono concetti che sono stati sicuramente esplosi nei giorni scorsi, ieri. Costo aggiuntivo del metodo di contrasto, che però secondo me vale sicuramente la pena di spendere, soprattutto se le indicazioni sono appropriate e eseguiamo esami in casi mirati in cui non abbiamo risolto il problema diagnostico. Esiste il problema delle reazioni avverse in cardiopatici, anche se comunque ho messo il punto di domanda perché è stato molto ridimensionato il discorso. E quindi quali le considerazioni? Sicuramente questi metodi di contrasto consentono un netto miglioramento rispetto all'esame basale ed evidente anche rispetto ai metodi di contrasto di prima generazione, con buona correlazione rispetto all'ATC con metodo di contrasto, che in ambito renale è a tutt'oggi il gold standard, anche se chiaramente si sta proponendo in maniera altrettanto importante la risonanza magnetica. Consentono un aumento del numero delle indicazioni. Di particolare interesse ritengo le performance consentite in ambito di patologia traumatica, che di fatto è una nuova applicazione inesistente prima, anche con i metodi di contrasto di prima generazione. Molto vantaggiosa la possibilità dell'osservazione prolungata in real time, che consente di valutare diversi momenti funzionali del rene. Al momento attuale però manca ancora una valutazione della fase escretiva. Grazie. Anche i dottori Caremani e Mani.